Alla grande, Alla alla stragrande. stragrande e alla grandissima. Oggi sono da solo, per un po'. Grande Jacopo. Tra l'altro non mi può fare compagnia nemmeno Jacopo perché c'ha un miliardo di cose da fare, quindi Bravo. immagino che fra 3, 2, 1 secondo sparirà completamente. Ciao! C'è Matteo di là che dice che ha da fare, però pare che tornerà presto, quindi forse riuscirei a vederlo prima che se ne va. Pierpaolo è tipo a casa con qualche malattia strana. E i due Antoni stanno tornando da San Francisco, quindi oggi non ci sono. Quindi che bello, sono da solo. Qualcuno in chat diceva, Slayer dice, vieni al Cartoon Mix di Milano, io no, però ci sarà il grandissimo Marco Perri. Quindi beccatelo, cercate di placcarlo in qualche modo, quindi, che lui sarà molto molto contento. Intanto mandate qualche domanda a Pausa Caffè così almeno interagiamo e non mi faccio la No, palla. non mandate un cazzo, Guarda che ci non mandate un sta. cazzo perché Stiamo calmi però, abbiamo miliardi di cose da fare, oggi sarà, altro che rispondere alle vostre domande. oggi sarà una pausa caffè un po' light, Light. light, come la Philadelphia Light, e, sì, perché oggi è veramente una giornata senza senso. Perché senza Vabbè, che cosa senso? stavi facendo di là? Racconta un po'. Stavo bellamente rifacendo per l'ennesima volta, visto che già l'avevo fatti all'epoca, ormai 2 anni fa, non mi ricordo bene, i filmati per la Remastered Edition di Devil May Cry, che il gioco è lo stesso, però giocarlo a 60 frame è piacevolissimo. Addirittura Piacevole, piacevole, sì, sì, a chi è piaciuto il accidenti. gioco, certo, chi è l'integralista del Devil May Cry made in Japan rimarrà, non cambierà opinione. Chi ha apprezzato il Devil May Cry di Ninja Theory, rigiocarlo oppure giocarlo per la prima volta a 60 frame al secondo, si apprezza questa extra fluidità che in un titolo come questo è estremamente gradita. Però insomma, a livello di texture, 1080p sono quelle. Se c'erano texture che all'epoca erano un po' rimangono ancora Però insomma, la super fluidità è piacevolissima. Jacopo, la pecetta. Rigno 75, Vincenzo, ti è piaciuto White Knight? No, come dicevo In che? lì, pausa, no, pausa pranzo, lì, fra pranzo con, In quella cosa di non mi là. ha fatto impazzire tantissimo. Un po' perché non è esattamente il mio genere, un po' perché, come faceva notare qualcuno, c'è una serie di incongruenze che ti fanno un po' incazzare. Tipo, c'era un puzzle per cui bisognava infilare un coltello all'interno di un quadro, di un poster, o quello che era, sì, era un quadro, e non puoi infilarlo finché non hai entrambe le mani libere, quindi devi trovare il modo di accendere la luce e avere entrambe le mani libere. Il problema è che quando poi vai a infilare il coltello nel Nella piaga, quadro, no. lui usa solo una mano, quindi tutto questo casino per nulla, cioè queste cose ti fanno un po' Fermi incazzare. tutti. Sto Addirittura, che è successo? vedendo una nuova rubrica molto molto interessante, guida per genitori, le uscite di marzo, una nuova rubrica dedicata a tutti i genitori, nel senso Te che anche ormai noi sei finalmente, genitore, anche quindi. per me è vero, che finalmente copriamo un po' tutte le fasce di utenza. E questo è particolarmente interessante perché non copre solo, non riguarda solo i soliti noti, ma vengono spiegati ai genitori quello che uscirà, cosa uscirà, se è adatto, se non è adatto, quindi è una bella iniziativa. Il primo commento è indicativo dello stato non dell'Unione, dello stato dell'industry in Italia, ovvero, di Industry. come vengono concepiti i videogiochi in Italia. Ottimo format, dice Sir Francesco, peccato che i genitori non leggeranno mai rimanendo nell'ignoranza alimentata dai media. Dai. Tutto ciò è molto bello. E allora, domande di rito, c'era chi chiedeva di Formula 1 2015, non si Nessuna sa info, è un po' ancora. scomparso dai radar, nel senso che Secondo me è a scomparso. primavera esce per Next Gen. Sappiamo questa cosa, probabilmente si spera È veramente incredibile quella roba lì. insieme al nuovo campionato, che tra parentesi, se non erro, inizia la settimana prossima, quindi Top, insomma. E toppe! per Alien sappiamo qualcosa? No, Non sì, no, ok, non sappiamo niente. è. Ma non si fa comunque. Non si fa questa settimana, mi dice Jacopo, Perché Pienesani purtroppo manca ancora. manca ancora Pienesani, quindi niente, C'è un vi faremo sapere noi. problema vero, e quindi non può essere qui a termini. Per domande tipo la pecetta che ho rigirato a Jacopo, la Jacopo e per pecetta. la mail di alert di Twitch, qualcuno chiede perché non arriva la mail di alert di Twitch, chiederò a No, è Pierpa. arrivata È però. arrivata? Sì, Qualcuno sì, dice è sì. arrivata. Comunque, per cose tecniche, chiederò a Pierpaolo quando lo risento perché è lui che si occupa dell'account di Twitch.
Vediamo se c'è qualche domanda su. Io invece Twitter. Faccio una bella informazione di servizio. Dalle 2 è online la notizia grazie alla quale potrete avere le chiavi per la beta di Heroes of the Storm. Niente di meno. Niente di meno. Quindi accorrete numerosi, c'è cioè in un page in standing, quindi subito sotto le cover c'è scritto il modo per ottenere le chiavi di Heroes of the Storm. Una bella iniziativa, io forse me ne accatterò una perché non ho mai giocato a questo tipo di giochi e forse questo è un bel modo per iniziare. Addirittura. Sì, perché comunque siamo un po' tutti, cioè è interessante, poi gli eroi di Blizzard a me piacciono. Quindi accorrete numerosi, ricchi premi e cotillon prima che le chiavi finiscano. Allora, vediamo qualcosa, vediamo. Io me l'ho segnato qualche notizia, visto che Batman Arkham Knight, infatti qualcuno ci chiede cosa ne pensiamo di Arkham Knight, perché è stato il primo gioco di Batman a beccarsi il rating M. Meno male. Come meno male? M for mature. Esatto. Che però non è il mature che piace a te. No, non è il mature, io vado per Granny. No, scherzi a parte. E io continuo a rimanere interdetto, no, più a me, di quel gioco temo che sia un po' troppo uguale sempre a se stesso, e poi c'è quella parte con la Batmobile, che è un carro armato che va in giro con la Batmobile per Gotham a sparare senza uccidere nessuno, perché come sai Batman non uccide nessuno, anche quando lancia un batarang di titanio qui in mezzo alla noce del capocollo. Lo giocherò, lo vedremo, però quelle parti in macchina mi piacciono poco. Ti piacciono poco? Poco, sì. Ti piacciono poco, ok. Intanto che si caricano le pagine, hai visto quella Supergirl della serie TV? Il costume? Supergirl della serie? Vedete, stanno facendo una serie TV sulla falsariga dei vari Arrow e Flash dedicato a Supergirl. Ed è uscito praticamente il costume, adesso ve lo linko pure a voi. Sarà super andato. È incredibile che come la fanno diva bionda, la diva bionda di aspetta che... Non me lo ricordo lei. Come fa a notare... Ok... Come fa a notare praticamente Polygon? Ogni volta che vola. No, c'ha problemi con i colori, con la saturazione dei colori. No, è lo stesso blu del Superman di coso, no? Mi linko la notizia. Del Superman, come si chiama il regista dell'ultimo Superman? Sì, ho capito, però lì aveva un minimo di... Era più solare, com'era questa ragazza? Solare, come si dice adesso. Solare. L'hanno fatta proprio in pieno stile DC, un po' tutta... Se Batman uccidesse i malamenti, la saga nel globale sarebbe conclusa da un pezzo. Lo so. Altre notizie. Però fa ridere, però, perché non uccide nessuno, va in giro col carro armato. Cioè con un parente armato fino ai denti. Che cazzata. Altre notizie, hanno praticamente annunciato un'espansione. Non so se tu giochi ancora a Drive Club. O ti sei rotto le Beh, medizioni. Ultimamente sto giocando poco. Ah già, per il solito problema. Per il bimbo a ferra. Però hanno annunciato praticamente un'espansione con le Lamborghini. Sì, beh, comunque so, Drive ancora, Club a parte pure tu. Poi a casa, c'è qualcuno che sta giocando a Drive Club oppure sono l'unico che si è un po' rotto? Ma tu ti sei rotto subito perché il tuo Drive Club me l'hai venduto a me, quindi esatto. Tu ti sei rotto subito. Però bisogna dare onore al merito che i ragazzi di Drive Club hanno risolto bene o male tutti i problemi, e poi c'è stato un supporto continuo di nuove piste, macchine tracciati, molte delle quali gratuite. Quindi adesso è un gioco completo, con tanti contenuti, insomma, abbasso la nomea che si è fatto e provate Drive Club, anche perché le offerte per prenderlo è pieno. Tutti dicono aspettiamo il Plus, ma fino a poco tempo fa c'erano offerte sul nuovo anche a 30 euro, cioè, quindi anche meno. Perché no? Adesso mi becco il ban per aver incollato un link. Stavo leggendo praticamente la spiegazione dell'SRB, che è praticamente l'associazione / gruppo di regolamentazione che si occupa associare, no, il nostro l'alternativa al nostro page, sì, lì in America. E praticamente stava spiegando un po' come la questione dell'M quindi del 18 più praticamente a Batman. E se non vuole, vabbè, non è tanto spoiler, però se volete, perché c'è una morte eccellente fate la per i prossimi 20 secondi. C'è una graphic morte eccellente, c'è praticamente delle ruote di un veicolo che vengono utilizzate come strumento di tortura, poi vabbè tantissimo sangue, cioè tantissimo sangue, e poi sì, nudità nel nuovo, quindi niente più pam pim pam, no, proprio No, proprio zinne a bestia.
se arrivano a metterci le zinne a bestia, vuol dire stanno alla frutta. Forse. Vabbè, l'ultimo, no, diciamo l'ultimo gioco della serie Arkham per Rocksteady, quindi mi sa che vuole. Chissà che faranno da Rocksteady. Ogni proiettile a propria disposizione. Altre notizie? Allora, altre notizie. Ah, ecco, per sempre per la questione degli annunci di servizio, siamo usciti anche con la recensione di Assassin's Creed Rogue. Non è un refuso, Assassin's Creed Rogue per PC. Vaglia. Beh, interessante comunque che si è beccato, perché visto che per molti Rogue è piaciuto di più rispetto a Unity, si è beccato un fantastico 7 sul PC. C'è un pessimo bilanciamento della difficoltà addirittura per il nostro buon Tommaso Pugliese. Poi continua la nostra copertura dalla GDC, anche oggi siamo usciti con diverse video anteprime. Abbiamo Alone With You, Salt and Sanctuary, questo interessante Metroidvania / Dark Souls 2D. Insomma, c'è anche Amplitude, siamo usciti. E poi c'è la nuova clip sempre per il servizio, perché io mi piace rendervi edotti su tutto quello che stiamo pubblicando. C'è anche il nuovo Pokémon rap di Manuel Aschi per Multiplayer PvP Backstage. Addirittura. Yo bro. No, infatti tutta la settimana comunque ci saranno dei altri contenuti dalla GDC. Batman, infatti quest'anno abbiamo fatto un pre-GDC, come la settimana prima della GDC abbiamo fatto tutta una serie di contenuti, aspettative, eccetera, eccetera. La settimana di copertura della GDC e facciamo un'altra settimana post con articoli che ci sono rimasti appesi e comunque altri articoli di considerazioni varie. La pecetta! Mi dicono che non hai messo la pecetta, faccio fare refresh. La pecetta non hai messo. Iacopo, quella, la pecetta. Quella è in home page. La pecetta in home page. Oppure su Twitch, non lo so. Dicono la pecetta. O ti trollano o manca davvero una pecetta. Quella in home page non. No, manca proprio la pecetta in home page. Facciamo gli auguri a Papperozzo. Papperozzo? Che fa 30 anni oggi. Beato lui, così giovine. Ci dà un po'. Che c'è? A vari domande oggi. Meno male. Meno male. No. Ok, ho detto che sarà light, però insomma, dai. No, oggi ho pubblicato. Qualcuno guarda Twitter? Tu stai guardando Twitter, sì. Caro Vicenzi? Yes. Oggi ho pubblicato la recensione di Holly Holly 2. Come era prevedibile, è un gioco molto. Di quelli che piacciono a me. Non lo so, ha praticamente diviso l'utenza tra chi dice: no, vabbè, non è il mio genere. Perché però apprezza, perché è un, sì, però è un gran bel gioco. Io non lo giocherò mai perché non è un tipo di gioco a cui aspiro. Però me l'hai fatto conoscere, ho giocato al primo. È iper interessante, iper difficile. Se vi piace quel genere di giochi, è uno dei migliori. Allora, loro sono stati bravissimi a realizzare. Cioè, non cioè era a me il trial and error continuo non era facile. Quindi non era facile fare un gioco di skating, capito? In 2D non era per niente facile. Cioè, tutti hanno fatto dei running game con lo snowboard o con lo skateboard, ma questo è veramente un gioco di skate, non è una. Cioè, è molto più vicino a un Tony Hawk che non a un Cannabalt, ok? Domanda: dimmi. Se avessero cambiato il metodo di controllo, se invece dello stick su, stick giù per saltare e per atterrare, ma fosse stato, che ne so, un tasto X o A, quello che è, per saltare, fare i numeri col timing perfetto senza usare lo stick, sarebbe stato ugualmente difficile, oppure il metodo di controllo avrebbe impattato? Non sarebbe stata la stessa cosa, perché è pensato proprio per lo stick analogico. Infatti il prototipo iniziale era nato su iOS, poi hanno visto che comunque il touchscreen è molto limitante, invece che con i tasti e lo stick puoi avere un miliardo di combinazioni in più. È un gioco pensato per quel device, per quel sistema di controlli lì, e funziona. Cioè, secondo me loro hanno provato un miliardo di altri sistemi di controllo e si sono trovati bene con. Sono il primo a dire che il problema è la difficoltà con cui ti riesci a conquistare questo sistema di controllo nei primi 5-10 minuti, perché all'inizio giochi, muori un sacco, cadi un sacco di volte, perdi in continuazione, quindi riavvii in continuazione e ti sembra molto frustrante. Poi a un certo punto scatta la scintilla, riesci a capire, o spegni o entri nella forma mentis. Infatti molti hanno detto: io non ce l'ho fatta, l'ho cancellato, però molti altri sono riusciti a entrare nella forma mentis del gioco
e si sono divertiti molto. Regno 75, novità su Terabattle in Italia? Assolutamente no, questa cosa è veramente imbarazzante, non si capisce. Ossia che c'è la mia recensione, vale, far vedere una cosa. C'è la mia recensione da settembre, ottobre, quando è uscita la versione americana, è ancora in back office e stiamo aspettando dell'uscita italiana per poterla pubblicare. Questa cosa è senza senso, perché comunque loro poche settimane dopo l'uscita della versione americana ci dissero addirittura che era pronta. Si preparavano a lanciarlo in Italia, che c'era addirittura la traduzione italiana pronta. Non si è assolutamente capito cosa è successo, per cui in Italia non è ancora disponibile. Allora, Vincenzo, controlla che l'inquadratura sia giusta. Vorrei far vedere a questi giovani virgulti la bellissima confezione originale di F0 verso il Nintendo. Fai vedere. A parte la forma del pacchettizzato, è incredibile perché è rettangolare. Guardate quanto è bello F0. Dimmi se mi devo spostare destra, sinistra, avanti, dietro. Lo sai che c'è il lag della vita. È arrivato. Comunque, guardate che bello. C'è il fumetto dietro, ma soprattutto la cosa più bella è il libretto di istruzioni. Adesso mi date la tutto e piangerò la mia mare. Guardate, io lascio la scatola qui. La cartuccia, che vabbè non ve la faccio vedere, ma è bellissima. E poi c'è il libretto di istruzioni. Questo è originale 92-91, al grosso modo. Guardate, librettino piccolo, a colori, tutto giapponese, tutte le istruzioni. La presentazione delle varie macchine astronavi di F0. Questo è praticamente in tozzo, l'ho preso in Giappone qualche anno fa. E poi alla fine c'è un fumetto, guardate che bello. Però queste marchettate per i giochi appena usciti non dovremmo farle. Ma io spero che ci sia un gioco appena uscito per F0, mi farebbe ricoprare il video. Ma ti ricordi i manuali quando erano i tempi in cui erano fighi i manuali? Guardate, tempi in cui esistevano. Questo è il manuale di F0 giapponese, guardate che bello, c'è un fumetto in inglese, ipercolorato, bellissimo ragazzi, guarda che figata. Va bene. E poi c'è anche 2B continuo, Addirittura. Sì, ci vediamo su... dove? Ci vediamo su... GameCube, però su Nintendo 64 Sì, Nintendo ci ha pagato per fare pubblicità a un gioco di Nintendo. È uscito in Giappone nel 91, credo. Ah, peggio, 1990 in Giappone questo gioco è uscito. Incredibile, amici. Incredibile. Era solo per bullarmi un attimino. E va bene. Io mi ricordo, a proposito di manuali, quando ero piccolino avevo Master System. Ero uno sfigato con Master System invece del NES. E c'erano i manuali anche per i giochi del Master System. Europeo, erano strapieni. Europeo di... giapponese. Beh, no, che cazzo, all'epoca ma italiano. Cioè, minchia, c'hai 11 anni. C'hai 8000 cose import, c'hai. Ma il Master System, no. E c'erano i manuali scritti, credo, tradotti non dal Google Translator, perché magari nell'88, nell'89 non c'era. Tradotti in un modo in italiano con pieno di castronerie, pieno di errori, facevano sbudellare dalle risate. Una roba incredibile. No, vabbè, ma al tempo era... È vero, mi sembra di vecchi che dicono che non ci sono più le mezze stagioni. È vero, all'epoca, visto che bisognava fare tutto il pacchettizzato fatto per bene, c'erano i super manuali. Adesso i manuali non c'è più bisogno, perché c'è internet per le istruzioni, per qualunque cosa. Quindi all'epoca si puntava molto nel colpire il pubblico. Entravi in un negozio, una bella scatola, ti colpivano i colori, anche se non conoscevi il gioco. Ammazza, che figata, è un gioco di macchine, no, di astronavi, me lo compro. E quindi si puntava molto di più sul pack shot. Tutto qua. No, poi ci sono un miliardo di storie... magari ci facciamo qualche punto doc qualche volta. Mi ricordo di storie sugli adattamenti, localizzazioni, ma non solo semplice traduzione dei testi, ma appunto adattamento degli artwork. Cioè magari abbandonava la famosa copertina di Mega Man. Mamma mia, Mega Man, Castlevania. Cioè, adattamenti dei contenuti pure. Cioè, hanno dovuto rimuovere croci, eccetera, eccetera. Sai che c'era un gioco di Miyamoto sul satanismo? Sì, me lo ricordo, l'abbiamo fatto vedere su un... Ah, su cosa? Ah, non ce l'ho qui, Castelvecchio. Te lo dice? Ce l'ho su un telodice che ho fatto vedere. Però vi faccio vedere altre cosine, visto che... Guarda tu, dato chiacchiera, così faccio... No, tra poco tutta questa roba finisce su eBay, quindi diciamo... Questa è Super Ghosts and Ghosts. Super, guardate lo screenshot grabato con la macchina fotografica sul retro della copertina, guardate che figata strada. Bello, super colorato. E poi c'è Super Mario, che se non erro, perché non mi ricordo bene, dovrebbe avere, eccolo qua, ma Super Mario dovrebbe avere un super libretto di istruzioni con, oddio, perché non mi cala tutto, con la world map, guardate che figata, questa Vincenzo non la sai,
Dovrebbe avere la super mappa. Eccola, guarda che bello. Occhio a non strappare tutto. Oh mio Dio, l'ho tutto. Cioè, guardate che libretto delle istruzioni per Super Mario World Super Famicom. Guardate che bello. Cioè, questa, ormai queste cose belline non si trovi tutti. Figata astrale, ragazzi, astrale. Tutto questo perché Vincenzo mi sta... E poi super battaglia tra Super Mario World e Sonic, sì, di Hedgehog. Al punto che Sega alle varie fiere di settore metteva nel suo stand metteva un televisore con Super Mario World, sì, e a fianco Sonic, quello di Sonic, per dire guardate qual è meglio, guardate con i vostri occhi qual è più veloce. Sì, però loro puntavano molto sulla velocità per dire certo, è più potente la nostra macchina. Quella, ragazzi, a parte l'aver design sopraffino, ma le generate del Super Mario World. Vabbè, invece il libretto di Super Bros. Su Super Nintendo aveva il grafico del Mozen, però scattichiamo un pochino, ti ricordi, Vincenzo? Perché yes, era troppo pesante rispetto a quello, anche rispetto a quello della sala giochi. Tutto questo, vi stiamo tediando con questa roba da vecchi barbosi, per quale motivo? Non lo diciamo ancora. Tanto, cioè, abbiamo quasi parlato con Paolo diciamo l'altro giorno. Facciamo l'occhiolino, che capisci. E vediamo, non ci sono altre domande, perché sono tutti stregati dalle cose che hai fatto vedere. Aprirà perché è un ebay.multiplayer.it, no? Esatto. E la mappa è top! Vediamo. Certo, Choma Kaimura, ma per non sbagliare a dirlo, ho detto Super Ghosts and Ghosts. Ovviamente, amico Siegfried DM. Poi ne ho anche altre a casa, non qui. Ho Super Castlevania, il gioco di Batman, quello Konami, Parodius. Insomma, altre cosine. Alimo e Tac chiede se sappiamo se il Divers passerà in futuro su PC. Beh, sono gli sviluppatori sono quelli di Magica. È sì, uscito esatto, solo su console Sony. Potrebbe passare, esatto, non so se c'è un'esclusiva ferma. Non mi pare che Sony sia proprio il publisher, potrei dire una cazzata, però al momento non mi pare che sia proprio il publisher, quindi probabilmente come stessa cosa con gli Holy 2, esce prima esclusiva su console Sony e poi successivamente viene portato su PC, soprattutto poi se i feedback sono positivi e il Divers sta prendendo delle ottime recensioni. Mattia Petrelli, potresti restare contento, però non ti dico niente. E poi oltre a quella potremmo c'è anche un bel Neo Geo di mezzo, ragazzi, sempre su eBay. Vediamo. No, Super Metroid no, purtroppo, perché non l'ho trovato ad un prezzo onesto. E poi più che altro, quando ho ricomprato queste cose, l'ultima volta che sono stato in Giappone, ho comprato cose più puntando alla nostalgia che a, come dire, no, la cosa, sì, Metroid del super figa, titolo me lo compro. All'epoca l'avevo giocato poco, quindi non l'ho preso. La cosa figa è che ormai su eBay si trovano veramente a prezzo stracciato. No, io mi ricordo queste cartucce 5 euro l'una, 10 ma euro soprattutto l'una. Nei negozi in Giappone basta che una confezione ha un minimo di difetto o qualcosa del genere e te lo vendono praticamente, te lo regalano quasi. Che quindi... poi vai a vedere, è perfetto. Sì, perché? No, ma infatti la fissazione da parte dei giapponesi per il collezionismo, cioè è il motivo per cui adesso cominciano a farlo anche in Europa, sicuramente non nei negozi grossi che vuoi sapere, però quando devono vendere l'usato e mettere il prezzo sull'usato, l'usato lo mettono nel cellophane e poi mettono il prezzo sulla busta, sì, mai sulla confezione, capito? Cioè stanno attenti anche a queste... Beh, strozzate, forse cioè no, minime perché cose, perché se vuoi ti faccio vedere, ho una mamma mia, guarda, vabbè, l'hai preso da Mr. Potato, l'hai preso da Gennaro San, no, e no, poi tra l'altro Mr. Potato l'ho preso tutti da Mr. Potato, guarda, l'hai preso da è brutto, l'hai preso da Mr. Potato, no, ma in realtà di solito è un'eccezione, di solito questa cosa qua, perché stanno molto una più una versione per loro rovinata e quindi ma tra l'altro su, Mr. Potato che c'ha una super nomea, no? Una super nomea, all'estero, però non è nemmeno quello più. No, cioè allora dagli autoctoni non è nemmeno quello più migliore, diciamo. Capito? Però è figo perché c'ha quella mini sala giochi all'ultimo piano, che è una figata incredibile. Bello che fai, sali un piano e c'hai un certo tipo di giochi. Fai un altro piano, ce n'hai altri. È proprio top. Beato tu, Vincenzo, che ci torni adesso.
ci torno, ci vado. Ci vado. E Loris dice: novità su GT7, non ancora. Ermutadina dice: Matteo in Giappone, allora Battlefield Japan Rising confermato. No, io ci sono andato l'ultima volta nel 2010 per un Tokyo Show, nel 2007 un Tokyo Game Show. E super potente è un negozio per turisti, chiede Super Searser. Ma se uno non ha esigenze iper particolari in fatto di collezionismo, lì trovi comunque tutto quello che ti serve. Io volevo per nostalgia riprendermi alcune cose. La Super Potato so dov'è più che altro, e quindi è bello. Il trucco è non comprare subito. No, fare un tu vedi giro. Una cosa che ti interessa da Super Potato, per dire, continuare ad andare negli altri negozi, perché 90% trovi prezzi migliori. Ma sì, e ma nel frattempo nessuno si andrà a prendere la copia che tu avevi visto al Super Potato. Io mi ricordo che il Super Famicom addirittura lo comprai non da Super Potato a Akihabara, ma in un negozietto piccolino vicino a dove avevo l'albergo all'epoca, che era in una zona non a Akihabara, a Takatanobaba. C'era un negozietto piccolino e presi questo Super Famicom tutto perfetto a 40 euro. Ok. Alla grande proprio. Comunque per chi volesse approfondire, c'è un libro che si chiama Power Up ed ha un capitolo bello grosso tutto dedicato ai negozi di Akihabara, quindi è un po' vecchiotto, ma se avete modo recuperatelo, perché in generale è un bel libro. Randy Rhodes 93 dice: ma l'evento a porte chiuse di Star Wars Battlefront che hanno fatto la GDC, è trapelato qualcosa? Non è trapelato nulla, è grande delusione che effettivamente non c'è stato l'annuncio alla GDC, perché era l'evento per i buyer, no? Era per i buyer, era per i rivenditori, per i negozi. Quello che si sa è che hanno fatto vedere del gameplay, quindi il gioco esiste e pare, almeno poi stando ai tweet che sono stati pubblicati, che ci sia stata una grande ovazione da parte dei buyer. E secondo me tra un paio di settimane, però il mese prossimo, in occasione del Celebration Day di Star Wars, faranno vedere il trailer, speriamo. Intanto mi è partita la ventola della morte, che potrebbe essere anche un segnale per dire che ci stiamo avvicinando alla fine di sempre. Qualcuno vuole il link di Super Potato, ho trovato il super tranquillamente superpotato.com, è tutto in giapponese, non ci si capisce una beniamata cippa, però è piacevole per vedere la follia. Sembra bello, questi siti giapponesi sembrano usciti dal 1998. Ma poi sono tutti così, capito? È incredibile. Pure è incredibile. Famezzo, no, cercate tranquillamente Super Potato su Google Immagini, vedete le immagini del negozio, ci saranno sicuramente anche qualche clip su YouTube. È super super bello. Ciro Sagone, novità su Ratchet & Clank? No, a questo punto secondo me se ne parla a giugno, alle 3. Altre cose. Altre se cose... in Italia dovessero arrivare censure sulla falsariga di Germania e Australia, come reagireste? Dice Lollo 230. È difficile che arrivi, cioè nel senso è vero che si fa tanto scalpore ogni volta che un politico mette in mezzo questa cosa qui, però è anche poi alla fine non fanno mai un cazzo. No, è perché comunque gli utenti si fanno sentire e poi le lobby si fanno sentire molto. Significherebbe ridurre di molto il mercato. Diciamo che la Germania e l'Australia hanno delle situazioni un po' diverse, capito? Che non sono assimilabili a quelle dell'Italia. E chiaramente la soluzione vabbè che chi vuole alla fine tramite import patch, sì, però ti immagini non importano più GTA 6, GTA 6 Barcellona, non a caso GTA 6, grande, torno a GTA, Chicago a pensi che tutta la grande distribuzione che vende migliaia e migliaia di copie, nonché i distributori italiani, no, ma figurati, non alzano la voce, ma figurati, dicendo se fate questa cosa noi siamo costretti a licenziare almeno succede, il 30%, succede un e quindi non Mark Dakota, novità su Star Wars 13, arriverà prima o poi un rating vero e proprio come per i film, e tanti saluti. E infatti sì, come dice Alba 88, cancellatissimo, nel senso che comunque ufficialmente è cancellato, poi ci sono questi rumor. Cosa? Star Wars 13, ci sono questi rumor secondo cui pare che la tecnologia, comunque il gioco sia stato ripreso
portato avanti da quelli di Visceral, però è, sono, per il momento sono chiacchiere, quindi diciamo che rimaniamo sul fatto che sia stato cancellato, poi scopriremo quando annuncerà Visceral il suo gioco di Star Wars, se effettivamente è ripreso da Star Wars 1313 oppure no. E che dici? Ci siamo? Anche perché avevamo un miliardo di cose da fare, quindi... Sì, dai, Jacopo. Oggi andiamo un pochino corti perché Antonio sono in aereo, Pierpaolo sta poco bene, quindi abbiamo da fare per tre fondamentalmente rispetto alle solite incombenze. Quindi vi salutiamo con qualche minuto di anticipo, io torno a, di là a fare i filmati per Devil May Cry, farò anche una bella sala giochi di Devil May Cry. Grazie anche a Jacopo di essere stato qui con noi. E salutiamo Octavarium89 che è appena arrivato, quindi alla stragrande pure. I'm sorry. Gameplay di saluto. Ciao.